Mi chiamo Renzo Ponzanelli, sono nato a Renoni a Bolzano nel lontano 49 e a 16 anni ho cominciato a fare l'aliante per sport, proprio volo a vela per sport. E lì c'era una pilota dell'Alitalia che aveva fatto il corso a Brindisi e faceva l'aliante perché doveva fare anche il servizio militare a Orio al Serio. Era chiaramente il più bravo del corso e da lì è incominciata la mia voglia di diventare bravo come lui e andare all'Alitalia a imparare. E quando ho avuto 18 anni, ho finito le superiori, ho fatto domanda all'Alitalia per andare, ma loro in quell'anno, era il 1968, fine del 68, avevano chiuso i corsi di Brindisi e mi hanno risposto di fare una domanda in aeronautica militare per fare i brevetti sulle Aermacchi 3 e 26 e poi dopo aver acquisito questi brevetti potevo andare all'Alitalia e cominciare sul caravel la professione. E così ho fatto. Mi sono ritrovato a partecipare prima a Pozzuoli nel dicembre del 68 a delle selezioni che duravano 5-6 giorni, una cosa lunghissima, comunque fatte quelle. In marzo del 69, esattamente 17 marzo del 69, ho conosciuto i miei compagni di corso del 72esimo corso allievi ufficiali piloti di complemento, proprio in accademia a Pozzuoli, posto meraviglioso, si studiava dalla mattina alla sera e dopo 4 mesi di scuole, di studi teorici, ci hanno trasferito a Lecce, dove l'aeroporto di Galatina, dove abbiamo incominciato a fare esperienza sull'MB-326. Alla fine di questo corso, che prevedeva circa 140 ore di volo, c'erano le assegnazioni, beh, molti sono tornati a casa perché avevano dei problemi, più che altro di non riuscire a portare a termine il volo perché avevano nausea e cose di questo genere. Però, insomma, quelli che sono sopravvissuti li hanno divisi in destinati a jet oppure a elica. Io mi sono ritrovato destinato ad Amendola, dove c'era il G91T allora, però chiaramente la mia domanda era all'Italia, l'ho fatta come erano le mie intenzioni. Ma in quei giorni è arrivato il capo reparto volo, che poi dopo ho rivisto in Italia e successivamente all'Alitalia come primo ufficiale di C-10, che ci ha detto che noi eravamo il primo corso di complemento che era previsto che facessimo un'esperienza sul 104. Allora dire vai sull'F-104 è come dire vai in Formula 1, insomma, ti diverti. Avevo 19 anni, ho ritirato la mia domandina all'Alitalia e ho fatto questa esperienza. Non posso lamentarmi perché l'esperienza è stata positiva, chiaramente dal punto di vista volo e divertimento professionale, anche perché sono andato a finire a Villafranca come caccia ricognitore, che è diverso da caccia intercettore e caccia bombardiere. È un volo solitario, fatto in valle, con obiettivi ben precisi. E molto 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 preciso. Mi andava bene, mi sono divertito, solo che invece di rimanere in aeronautica 5 anni ho dovuto rimanere di più grazie all'aeronautica perché l'Alitalia nel frattempo aveva chiuso le assunzioni in seguito alla guerra con Israele, la guerra nel Kippur negli anni 73. Fatto questo, quindi ho dovuto rimanere di più. In aeronautica a Villafranca, terzo stormo, prima terza brigata, poi è diventato terzo stormo, pian piano da sottotenente, tenente, capitano, ufficiale di sicurezza volo di base, prima di gruppo, poi di base. Quindi il mio compito era molto preciso, era addestrare praticamente tutti i piloti alle emergenze e vedere che tutto procedesse abbastanza bene. Nel caso specifico, veniamo direttamente a quel giorno fatidico, io ero anche uno dei tre che faceva
i voli collaudo e i voli prova sul 104, quando c'era un 104 da rimettere in linea, si andava, si facevano dei voli previsti in modo che poi potesse essere usato dal resto della linea. Era un venerdì 21 di maggio del 77, sposato da poco fra le altre cose, e vado con questo 104 che aveva però un curriculum particolare. Una volta i pezzi di ricambio scarseggiavano, credo che ancora adesso, non lo so. Comunque questo aereo che dovevo portare in volo e cercare era un aereo che era stato cannibalizzato da 3 anni. Hanno trovato tutti i pezzi, li hanno rimessi insieme e praticamente dopo aver fatto chiaramente degli ottimi controlli a terra lunghi e precisi prima di andare in volo, sono andato in volo. La prima cosa che mi è capitata è stata avaria al trim a picchiare in decollo. Non voleva venire su. Comunque con l'auto trim, cioè inserendo l'autopilota, l'auto trim faceva il compito, cioè riprendeva il trimaggio e andava avanti. Il volo poi l'ho fatto tutto con l'autopilota, tutte le prove. L'unico fastidio, una cosa fuori dai parametri, erano i flaps soffiati che provocavano un rollio oltre il dovuto. A questo punto sono rientrato all'atterraggio, dovendo proseguire l'emergenza, quindi atterraggio col trim a picchiare, che è abbastanza muscolare come rientro, ce l'ho fatta e sono arrivato. Hanno controllato il velivolo durante il weekend, il lunedì alle 10:30 mi richiamano perché il velivolo era pronto per un volo prova chiudere, il volo prova subsonico questo, perché si distinguevano due tipi di volo. Ma avete controllato bene? Sì, tutto a posto, abbiamo controllato. Ok. Faccio di nuovo i controlli molto più fini, specie per i flap soffiati che un mese prima avevano provocato un incidente molto grave dalle parti di Firenze, a due capitani che ci hanno lasciato in quel frangente. E tutto procedeva bene, parto per il decollo. Stavolta il trim era in avaria a cabrare. Molto più facile che in avaria a picchiare, devo dire, perché già l'aereo andava su in impennata, rimetto subito l'autopilota, recupero il tutto e proseguo a fare il volo prova come avevo fatto la volta precedente con l'inserimento dell'autopilota, altrimenti il velivolo era ingestibile. Al momento di finire, cielo campo, ero sul cielo campo perché c'era un leggero straterello di nuvole a circa 5.000 piedi, e quando c'erano delle nuvole così nelle zone previste bisognava farlo sul cielo campo, e questa è una cosa che mi ha contribuito un po' al recupero e l'ospedalizzazione successiva. Ho fatto tutto quello che dovevo fare, alla fine tutti i controlli andavano bene, i flap soffiati rientravano nei parametri. Faccio per andare all'atterraggio, a vista chiaramente, sui 10.000 piedi, vedevo che c'era un aereo civile tedesco che stava decollando, ho aspettato che decollasse, quando sono andato lontano mi sono buttato giù da 10.000 piedi, non ho staccato l'autopilota perché se lo staccavo mi andava subito in avaria il trim a cabrare, quindi cerco di buttarlo giù e cerco di virare. Il problema è che virando, alla fine questo aereo continuava a virare e non voleva raddrizzarsi. A questo punto però ho dovuto intervenire, staccare l'autopilota non andava, però con la forza del braccio sopra un certo G, che erano 3,6 mi ricordo i dati, si è staccato l'autopilota. Come si è staccato l'autopilota, il trim è andato subito a cabrare e praticamente una velocità che aveva intorno ai 250 nodi pronto per andare all'atterraggio, il velivolo si è impennato, l'ho lasciato impennare, ha fatto una specie di sfogata e quando il muso era verso il basso ho provato a richiamarlo. Come lo richiamavo, non è che girasse,
proprio faceva come un frullino, più forte richiamavo e più forte girava, che è diverso da un tonò, è proprio frullino il termine esatto, cioè si vedevano i contorni della terra sotto dei campi proprio girare in vortice. Come mollavo la presa, chiaramente il velivolo andava dritto. Subito al momento ho sospettato qualche flaps andato, qualcosa di questo. Mi sbagliavo. Comunque l'effetto era più o meno uguale. E l'aereo andava verso il basso, accelerava, anche ho tirato fuori gli aerofreni, già avevo i flaps fuori, quindi andavo a una velocità sui 300 nodi, così. E però andavo verso il basso. Come cercavo di richiamare, questo continuava a girare. A 5.000 piedi, passato quello staterello di nuvole che avevo passato in salita prima, ho deciso di lanciarmi. Chiaramente dalla situazione in cui mi trovavo non ho potuto fare un lancio tranquillo con le maniglie di sopra, ma ho preso, ho afferrato la maniglia che c'era sotto, in basso, una sola. Lì ho potuto vedere completamente, perché non sono mai svenuto, tutto quello che succedeva. Ho visto il tettuccio partire, per fortuna prima di sbatterci la testa contro. Ho sentito, poi però non ho più potuto vedere perché il sangue mi è andato tutto ai piedi, quindi non vedevo, ma sentivo. Sentivo sentivo proprio un rumore d'aereo. Pensavo, non vedendo, che fosse l'aereo tedesco che mi sfiorasse, oppure il mio aereo che mi cascava da qualche parte vicino. Quando il paracadute, con un forte shock di apertura, mi ha permesso anche di ricominciare a vedere, ho visto che il mio aereo già stava cascando, era giù in fiamme per terra. L'aereo era l'aereo civile che mi è passato vicino. E lì mi sono dedicato dove andare a finire. Devo dire che tutta la preparazione teorica, soprattutto dell'ufficiale della sicurezza volo, mi ha aiutato molto, perché avendo studiato per gli altri, mi è tornato utile quello che avevo imparato per gli altri, anche a me stesso. Cercando di alleggerirmi al massimo, dopo il Martin Becker si separa dal corpo, ma rimane tutto il pacchetto attaccato. Ho staccato anche quello, staccando il lighter, che sono sempre una decina di chili di meno, perché il paracadute è più piccolo e quindi non è una discesa di un paracadute normale, ma è una discesa molto veloce. Gente che è atterrata sull'asfalto si è rotta le gambe, tanto per dare un'idea. E io sotto di me avevo l'autostrada del Brennero. Il traffico non si era fermato e mentre andavo giù pensavo, caspita, ma guarda che sfortuna, vado a finire sull'autostrada, passa un tir e mi fa secco. Al che c'era un vento, da est, circa 12 km all'ora, ho veleggiato, questa è tutta teoria messa in pratica, per tirarmi fuori dall'autostrada. Sono passato con questo sistema sulle fiamme dell'aereo, faccio dalla padella sulla braccia, ma le fiamme dell'aereo a un certo punto fanno una termica che mi hanno alzato, per fortuna, e sono andato a finire addosso a una linea di alta tensione, che anche lì, teoria, ti dicono non toccarle tutte e due coi piedi, ma cerca di aprire e passarci sopra. Alla fine mi ero armato per fare una cosa di questo genere, ma all'ultimo, ho tirato sulle gambe, le ho sfiorati e sono andato avanti nel mio percorso, e lì mi sono accorto che avevo la gamba destra tutta insanguinata, quindi l'ho attaccata alla gamba sinistra. Il pugnale che avevamo dopo questo mio incidente l'hanno spostato da un'altra parte. Una volta era proprio lungo dal ginocchio alla caviglia della gamba destra. Nel bordo d'attacco si era spostato, ma era tagliato tutta la gamba dentro. Guardandomi in giro c'era un laghetto di quelli dove tolgono la ghiaia e tante serre che da quelle parti sono fragole. Ero praticamente a 10 km a sud di Verona. E lì ho detto qualsiasi cosa mi va bene, l'acqua, la serra. Sono andato a finire nella serra. Nella serra sono andato a finire terra soffice,
fino oltre il busto, e dentro nella serra, il 23 di maggio, c'erano le donne che raccoglievano le fragole. E da queste ho sentito subito che la schiena mi faceva male, l'ho detto a loro come togliermi tutti gli aggeggi. Nel frattempo è arrivata l'ambulanza, sono andato all'ospedale e lì hanno trovato i danni che mi ero fatto, sterno, due vertebre e gamba. Questa è stata la mia esperienza, devo dire, fortunata nel senso che nell'incidente ho salvato la pelle, devo ringraziare Martin Becker. Sarei stato però ancora più fortunato se l'incidente non mi fosse capitato. Il seggiolino, il Martin Becker, che è bello pesante, è andato a finire su una casa colonica a circa 200 metri dall'autostrada del paese di Alpo. Ha sondato il tetto, il solaio, e è andato a finire sul letto matrimoniale di questa casa. E le fiamme dell'aereo, siccome c'era anche del vento, c'era un contadino che curava le sue vigne vicino alle fragole, lo sbandamento, lo scoppio l'ha scaraventato per terra e le fiamme gli hanno bruciato il maglione, non di più per fortuna. L'aereo è andato a finire a 50 metri da un asilo, sempre lì, un paesino, e per fortuna è andato a finire sull'asilo. Naturalmente io non ho potuto fare niente per mandarlo di qua o di là, quindi niente medaglia. Dalle indagini che sono state curate dalla sicurezza volo, il responsabile era un capitano di Ghedi, sono andati a vedere dai rottami che cosa fosse successo. Mi hanno interrogato diverse volte in ospedale. Io pensavo fossero i flaps o qualcosa di questo genere, come ho detto poc'anzi, ma in effetti era un incidente che era già successo a Grosseto, a un altro pilota che poi è passato anche lui all'Italia. Si era rotta la vite senza fine, l'attuatore dell'alettone destro. È una vite di circa un centimetro di diametro e si poteva vedere dalla rottura che la prima parte della rottura era un po' arrugginita e rotta come lenticolare, a fatica, e poi l'altro pezzo era una rottura tipo grana che si è spezzato dall'ultimo sforzo che poteva fare. Quindi in pratica l'alettone, avevo l'alettone destro libero, quindi se io cabravo l'alettone mi faceva, innescava questa virata così stretta. Questa è stata la ragione. Questo incidente qui, io stavo poi alla sicurezza volo e quindi si sarebbe dovuto procedere su tutta la linea, almeno credo, suppongo, io ho fatto questo esposto dopo quando sono ritornato operativo all'aeronautica militare, ho detto guardate c'è il secondo che succede, ma perché non facciamo questo intervento e vedere di tutta la linea, di sostituire almeno questo pezzo o controllare. La risposta è stata che siccome questo incidente succedeva ogni tot 1000 ore di volo, 10.000 ore di volo, non era, insomma, economicamente, erano altri tempi. E quindi è stata un'altra di quelle cose che mi ha detto vai in Alitalia, che è arrivato il momento. Come esperienza finale, dopo un anno ho ripreso a volare, dopo esami e controesami, e mi hanno assegnato un volo supersonico, prova. Questo lo faccio, ma lo faccio solo per me stesso, e poco dopo sono andato all'Italia. Finito.